In gran parte io ciò che diciamo si volevo obiettare alla risposta dell'amministrazione attraverso la relazione letta dall'assessore Arram già è stato ampiamente descritto dal consigliere Mancini. In pratica il progetto che si vuole mettere in atto è sicuramente un qualcosa di positivo per l'area, si potrebbe discutere sulle particolarità, però che ci sia un progetto che voglia risolvere un problema, penso che sotto il profilo della viabilità rappresenti uno dei problemi più grossi del comune di Bacoli, più grosso e più atavici, perché poi ce ne sono altri che vengono risolti, ma quello è veramente un problema atavico. Ritengo che avere un progetto che si possa realizzare di qui ai prossimi 5-6 anni, senza cercare di individuare quelle che possono essere le soluzioni per migliorare l'assetto attuale della situazione, penso che sotto un profilo politico gestionale non sia opportuno e fattibile. Io posso prevedere di fare un qualcosa di avveniristico per il futuro, però devo pensare anche a quelle che sono le problematiche presenti, altrimenti non risolviamo i problemi. L'assessore prima diceva che i fondi relativi a questa superpresella erano finanziati o finanziabili in 3 anni. C'è una previsione di finanziare, perché per adesso se i fondi totali sono 700.000 euro e per adesso si è previsto un finanziamento per il prossimo bilancio di 100.000 euro, bisognerà vedere se per i prossimi anni effettivamente ci saranno questi restanti 600.000 euro da poter utilizzare per la questione, perché potrebbero sorgere tantissimi altri tipi di problemi che poi non determinerebbero un ulteriore allungamento di quello che è la possibilità di voler risolvere i problemi. Chi fa attività amministrativa come la fa l'amministrazione da più di un anno, e molti di voi da molti più anni, sa bene che possono incorrere numerosissimi problemi. Quindi è bene leggere il progetto, è bene dire quelli che sono i costi, è bene anche ipotizzare i tempi, però è anche bene riuscire a risolvere i problemi attuali. Questo discorso vale per la questione di via Mozart, ma non è nemmeno la questione di via Torre di Cappella. Alcuni mesi fa fu portata in funzione un'interrogazione simile relativa a via Torre di Cappella. Ci fu l'intervento dell'assessore, si disse che si voleva fare una superstrada con marciapiedi ai lati e cose del genere, però attualmente, conscio delle difficoltà che esistono ad amministrare una città come quella di Bacoli, attualmente la situazione è ancora poi non si è risolta in alcun modo. Quando piove il terriccio che si trova sul lato si riversa in strada, la strada continua ad essere non solo stretta ma anche percorsa a doppio senso di circolazione, in alcuni tratti assolutamente impercorribile, con danni alle autovetture e quindi anche danni per i privati cittadini del comune di Bacoli, che vedono diciamo così sotto quel profilo di efficienza i servizi di viabilità bassa. Ma il vero dramma è via Scapezzacollo. È vero che esiste la segnaletica che impone la non percorribilità, però qualsiasi cittadino di Bacoli sa che quella strada in discesa viene attraversata da chiunque, spesso e probabilmente, se non spesso, anche dagli stessi vigili urbani che dovrebbero controllare quell'area. Quindi da un lato è opportuno dire che c'è la segnaletica verticale ed è un monito, però dall'altro un cittadino che si trova dinanzi ad una segnaletica verticale, la possibilità di dover continuare per il tragitto andandosi ad incanalare in un punto, perché poi il tratto finale che poi diventa in congiunzione con via di sorgimento in un punto da cui molto spesso è veramente difficile uscire, soprattutto per quelli che sono poi i neopatentati, coloro che utilizzano meno le autovetture, penso che sia doveroso da parte dell'amministrazione comunale dire quelle che sono le soluzioni che si vogliono dare in tempo breve per la questione di via Scapezzacollo e aggiungo anche via Torre di Cappella, perché non è pensabile che si sia risposto ad un'interrogazione, si è detto che si vuole fare una superstrada, per cui la situazione è ancora quella come per via Scapezzacollo. In più la tempistica non è stata detta per ciò che riguarda il controllo, perché è vero che dopo decine di segnalazioni lo slargo che si trova di fronte alla Palo di Tarso è stato ripulito, si può utilizzare anche il termine bonificato, però è anche vero, tutti lo possono riconoscere, che quel tratto di strada, poi visto che è comunque un tratto poco visibile, oscuro,
non illuminati, illuminazioni pubbliche, eccetera, viene costantemente utilizzato come sversatorio di rifiuti leciti e pochi lo vedono perché quella strada viene percorsa poco. Quindi dire anche quelli che sono i tempi per la telecamera e la videosorveglianza, perché dire sì siamo d'accordo alla videosorveglianza, però non specificare quelli che dovrebbero e potrebbero essere i costi e non specificare quelli che dovrebbero e potrebbero essere i tempi, penso che sia politicamente poco opportuno per la stessa cittadinanza che vi è il problema, e anche poco idoneo per ciò che riguarda la tempistica, perché ricordo che questa mozione consigliata è stata presentata 3 mesi fa. Quindi se c'è stata della difficoltà a portarla in consiglio comunale, perché si dice che i consiglieri parlano d'altro all'inizio consiglio, non penso che in 3 mesi l'ufficio tecnico, l'assessorato competente, la stessa amministrazione non abbiano trovato quelle che sono le soluzioni a breve termine, a medio termine, a lungo termine, soprattutto i costi. Quindi se si è specificato i costi di sollecitazione del consigliere Mancino per la strada, vorrei che venissero specificati anche i costi per ciò che riguarda la videosorveglianza. In ultima istanza non sapevo che l'area di parcheggio fosse stata acquisita con bene comunale con una determinata finalità nel 2005, ora l'ho acquisito come notizia. Sapere che l'amministrazione comunale ha come intenzione stravolgere quella direttiva, stravolgere il modo con il quale si decide di acquistare quel bene per farlo usufruire in maniera pubblica dei cittadini di Paoli, e prevedere, si dice, una concessione ventennale, che significa dargli una concessione 20, anche 99 anni, un bene, poi tanto da 99 anni o 20 anni torna al comune di Paolo, la realtà di fatto è che per 20 anni non lo è stato, quindi più che analizzare tra 20 anni lo potranno avere, bisogna avere coscienza e dire per 20 anni non l'abbiamo avuto per altre finalità, ma se non si può fare perché è imposto da un istruttore che poi ha previsto l'acquisto, secondo me questo profilo politico non si deve neanche fare, anche il motivo di discussione che è stata sollevata la questione da parte dell'assessore, e penso che questo consiglio debba prendere posizione su questa questione, su cui l'amministrazione, a quello che ho appreso, sta andando già avanti a gol prima della fine del parcheggio. In conclusione, sempre sul parcheggio, vorrei dire è vero che abbiamo bisogno di ulteriori fondi per poter aprire la struttura, però bisogna essere anche pratici. L'area è stata spianata più e più volte, potrebbe essere già utilizzata spianandola ulteriormente, facendoci parcheggiare le macchine, perché lì abbiamo una scuola e quando escono i bambini dalla scuola si vede la sicurezza viene ulteriormente minacciata. Poi dice anche un ufficio postale che è stato salvato grazie all'intervento di associazioni, di cittadini, è rimasto lì. Quindi abbiamo una situazione veramente drammatica che potrebbe essere risolta, ritengo, spianando quel parcheggio, iniziando ad inserire, a far mettere le macchine dentro. Capisco quelli che possono essere casi di sicurezza e roba base, però tenere un parcheggio lì, affittato con fondi pubblici e non utilizzarlo, mi sembra veramente un ulteriore segnale di non risolvere quelli che sono i problemi di sicurezza di quella specifica area del comune. Grazie signore per la ragione. Lungo la strada che va da via Bellavista, che poi va verso via Scavezzano, ci sono pali della luce che sono posizionati a 30-40 cm dai carreggiati. Qualcuno sta proprio quasi a metà della carreggiata, quindi se questi vengono rimossi e vengono portati al limite, probabilmente già la circolazione ne guadagna tantissimo. Quindi queste sono delle piccole opere, non è su cose grandi. Altrimenti, mi scusi, col discorso dei 700.000 euro che avete che il progetto è prevediato, che non avendo conoscenze in materiale nel campo etere, ma se ho sentito parlare poi che c'è da fare qualificazione e quant'altro e rivestimento, penso che i soldi, lo spero che sono 700.000 euro. Tra l'altro lei ha aggiunto che ci sarà anche l'aggiustamento, penso, della pluviale di via Bellavista, perché quando ha iniziato a parlare ha detto della pluviale di via Bellavista, e quindi sono dei costi certamente abbastanza gravosi rispetto alla situazione che c'è adesso e anche alla parte morfologica. Allora se queste piccole cose, anche fatte con i dipendenti comunali, perché qualche volta i dipendenti comunali, dove ci sono delle competenze ben precise, hanno fatto degli ottimi servizi. Allora quindi significa acquistare solo il materiale,
ma rimuove tantissime piccole cose che permettono una maggior circolazione e avere eventualmente, lo chiedo così, un maggiore studio dagli stessi tecnici, che il consigliere Mancino ha chiesto questo parere, ma per quanto riguarda veramente gli amorti, perché dall'altra parte certamente si va a sviluppare completamente un qualcosa che è di meraviglioso, facendo una strada, facendo una palizzata e quindi pure investendolo con materiale tufaggio. Quindi andiamo verso una soluzione. Io lo chiedo veramente a tutto il consiglio, se è pensabile una soluzione attraverso il nostro ufficio tecnico, che ci sono delle competenze, di trovare veramente l'opportunità di verificare su Via Mozart come fare in un modo o eventualmente rivolgendosi ad altri tecnici esterni che sono esperti per quanto riguarda l'aspetto viale, di trovare una soluzione. Ecco, fare una soluzione comprendendo anche via Scavezzacomo. Però altrettanto è vero, l'indicazione che ho dato prima era quello che con il personale comunale alcuni aspetti che adesso sono, che ostruiscono il regolare transito delle auto, possono agevolarlo, cioè, rimuovendo il palco, togliendo eventualmente parte di territorio, come fece, ha ricordato bene Ciro Mancini, come fece l'allora Stefano Alitalia. Andò a contrattare direttamente con i proprietari, perché si va a dare un ulteriore beneficio a quei signori che abitano e hanno delle proprietà. Quindi consiglieremo bene nel rimandare in commissione insieme ai tecnici per poter. Noi riteniamo che ci sia un progetto, voglio dire, che riguarda, forse l'ingegnere Massa ricorda, di spostare veramente eventualmente l'attenzione su via Scavezzacollo, di trovare una soluzione tecnica affinché via Scavezzacollo diventi quella all'altezza, ma non che andiamo a sconvolgere, e lo ripeto un'altra volta, una parte di costi che forse è una delle poche che resta ancora sotto l'aspetto naturale. Grazie. Grazie a te, ma non vorrei che questo rinvio alla commissione fosse un altro modo per rinviare la problematica, perché già gli abitanti di via Mozart sono da anni che vivono purtroppo questi problemi sulle loro spalle, e quindi a me sta anche bene rinviare in commissione, però a patto che ogni consiglio comunale io chiederò a che punto stanno i lavori. È quello che si sta facendo. Quindi la proposta è... Io a nome pure della sezione del Civipapi propongo di votare su questa cosa, visto che l'argomento è stato affrontato in consiglio comunale, per cui siamo tutti qui. La problematica è più che legittima, quella poi sollevata dalla mozione della consigliere dello Schiavo, ed è precisa e puntuale la risposta dell'assessore, per cui le uniche cose da precisare, secondo me, io proseguo a questo punto per dichiarazione di voto approvando, ritenendo opportuna la proprietà di cosa adeguata, ritenendo valida la risposta dall'amministrazione, purché si individui come straccio funzionale con queste prime risorse disponibili praticamente il tracciato, la fruibilità dell'opera immediata, affinché si possa realizzare già il camminamento, senza fare gli arredi, marciapiedi, le minime opere di sicurezza, se si può individuare attraverso la progettazione esecutiva uno straccio funzionale che consenta in tempi definibili la fruibilità del sistema viario, così come è stato individuato molto correttamente dall'ufficio tecnico comunale, senza ulteriori bisogni di altri studi, altre analisi, a quanto mi è dato di sapere. Per cui per me è più che bene così. Enzo, scusa, io credo che ad un consigliere comunale, se fa un intervento, voglio dire, mica viene rigettato, ma è una questione, stiamo trovando una soluzione, almeno quella che abbiamo proposto noi, Enzo, scusami, era quella di non andare a deturpare ulteriormente il paesaggio facendo un'altra strada, ma utilizzando un tracciato già presente e dove è possibile, ma noi questo lo chiamiamo dove è possibile. Quello sarebbe deturpare il paesaggio, con i delitti che si perdono. Allora,
scusami, allora conduttore, ma scusami Enzo, nessuno al politichese, scusami una cosa, l'ha detto già qualcun altro, nessuno lo viene a fare, che voi sempre accusate gli altri che fanno politichese. Allora un'idea non resta mai quella, un progetto può variare, il contributo degli altri è una cosa assoluta in democrazia. Se tu ritieni che per dire detti una cosa, quella è, si vede qua e si vota, allora facciamo, per ora si legge, non c'è discussione, si vota. Allora facciamo in modo tale che per dire la maggioranza faccia tutto ciò che vuole. E i problemi si vogliono risolvere. Ma attraverso la discussione si trova una soluzione. Ma tu pensi che con i 100.000 euro che ha detto ti sogni di fare il lavoro? Voglio dire, forse sono le spese, di progetto. Almeno ritengo questo. Allora, quindi io ti consiglio per la proposta che all'ordine del giorno della commissione deve essere costituito in modo permanente la problematica via Mazzara. Cioè praticamente ogni volta che si riunisce la commissione di assetto del territorio deve avere all'ordine del giorno questo punto, in modo che venga sempre discusso. Io dico alla consigliere Schiavo, per l'amor di Dio, sicuramente da anni e che non hanno visto soluzione da tanti anni, io penso che allora, una priorità questa insomma. Sicuramente l'impegno della sono io il presidente della commissione a Santa Terrenoia, però sono uno dei componenti. Con cui no, penso che sia stato un malinteso. Non è che faremo una commissione permanente su via Mozart, che è ovvio che non può essere, è che messo il punto via Mozart all'ordine del giorno, questo punto sarà, come abbiamo abitudine di fare, discusso fino all'esaurimento del punto, cioè in ogni seduta si verificheranno i documenti, si ascolteranno le altre proposte, si ascolteranno tecnici esterni con proposte loro, fino a trovare o la soluzione condivisa o due soluzioni che poi si voteranno in consiglio e così. In questo senso non mi dedicare, è ovvio che nella stessa seduta ci saranno anche altre problematiche, domani ce ne abbiamo tre o quattro, per esempio, senza aver dimenticato quella precedente di Miseno, abbiamo aggiunto le altre che giustamente che potete discutere sempre solo di Miseno, se si discute anche sulle altre cose. Quindi di dire che se si mette via Mozart sarà discusso fino a quando si troverà. Vabbè, quindi la mozione se viene ritirata passa. Se viene ritirata questa parola. No, Vincenzi, l'assessore era questa, perché poi mi ha risposto l'assessore? Come è andata la discussione, consigliere, diciamo, le volte della scelta. Mi ha dato una serie di soluzioni, no? Me le ha date già. Intende perseguire e delle successive richieste che abbiamo sentito di condividere tutti riguardo ad interventi che vanno oltre quelli già previsti. Naturalmente si tratta di piccoli interventi per cercare di incidere subito e per questo motivo è successo di riportare l'argomento in commissione. Prima di dare la parola all'assessore, il presidente ha chiesto a tutti i consiglieri di fare l'intervento. L'assessore ha dato risposte e soluzioni precise. Allora, io a questo punto, visto che non ci sia vista, consigliere Adeleschiavo, lei ritira la persona. Allora, caro amministrazione, stiamo cercando di ipotizzare la soluzione di un problema, perché di questo stiamo facendo delle ipotesi circa la soluzione di un problema importante, quello della viabilità. Ora noi proponendo una mozione ovviamente non pensiamo di possedere la verità, cioè di dire quello che abbiamo proposto è sicuramente si pone la mozione per aprire una discussione affinché alcune di queste idee, tutte meglio se sono valide, possono essere prese in considerazione. Ora nella mozione si ipotizzano
la sistemazione di diversi pezzi di via Mozart e strade collegate, via Scavezzacollo, Cuparella e compagnia. L'assessore ha risposto su alcune cose positivamente, su altre con una visione differente, o nei modi o nei tempi. Ora, siccome l'intento è quello di trovare una soluzione che abbia due caratteristiche, quella di provvedimenti immediati per quanto riguarda alcune tematiche che possano cominciare a dare un beneficio, e quelle di lungo periodo che hanno risolto in maniera definitiva il problema, che mi pare sia soggetto a interpretazioni diverse. L'assessore dice Cuparella sì, altre soluzioni no. Noi adombriamo la possibilità che ci siano altre soluzioni oltre Cuparella, vanno verificate sia con l'ufficio tecnico sia con altri tecnici. A questo punto forse è necessario, proprio questa diversità di vedute sul futuro, fermo restando gli interventi immediati di miglioramento di via Mozart, di messa in sicurezza dello spazio antistante, la Paolo di Tarso e tutte le altre cose che sono dentro il parcheggio, insomma queste sono cose più rapide. Per questo motivo io direi potrebbe essere accettabile andare in commissione a discutere sulle soluzioni da lungo termine, fermo restando gli impegni dell'amministrazione a provvedere invece a quelle cose che si possono risolvere in breve tempo, in modo da ottenere entrambi i risultati. Credo che interpretata così, senza mettere in crisi le soluzioni dell'assessore, si possa andare invece a verificare seriamente qual è la soluzione migliore, perché mi pare di capire che nemmeno i tecnici hanno dato delle risposte che possiamo definire ultimative. Ma darsi un'idea della verità, però c'è necessità, perché ci sono voci discordi anche dal punto di vista tecnico, quindi vanno approfondite, quindi scegliere la soluzione migliore anche dal punto di vista finanziario, visto che i soldi non ci stanno, e quindi l'opera, quanto migliore sia il rapporto però alla brevità del percorso da svolgere, è quella più realizzabile, quindi poi va scelta. Io in questa ottica direi di rimandare in commissione la soluzione definitiva e di far assumere invece l'impegno all'amministrazione di provvedere alle necessità illustrate nella mozione. Se l'amministrazione, se voi siete d'accordo e l'amministrazione è d'accordo, possiamo fare così. Quindi consigliere Ciao, quindi do atto che quindi c'è questo ritiro, dai. No, non l'ha ritiro. Quindicesima ora. Vogliamo votare, sì. Vabbè, è approvato. Consigliere Ciao, pensate che.